Aperta ufficialmente la Dunata Nazionale degli Alpini con l'alzabandiera al monumento eretto in onore dei caduti. Bergamo è letteralmente gremita di penne nere accampati ad ogni angolo del centro e della periferia. In attesa della giornata festiva si susseguono le celebrazioni programmate. La mattinata odierna è stata caratterizzata dall'esposizione nel Duomo di Sant'Alessandro in Città Alta dell'urna contenente il corpo di Don Carlo Gnocchi, l'indimenticato cappellano della Tridentina. Già centinaia le penne nere che nel corso della giornata hanno voluto rendere omaggio, tra i tanti il presidente nazionale Corrado Perona. Il cappello alpino, una protezione come la è Don Gnocchi. Se c'è un denominatore comune alla nostra associazione è il cappello. D'altronde è il copricapo della nostra specialità, ma è qualcosa di più perché ciascuno di noi se l'è portato a casa. Lo mantiene, lo adopera sovente per gli incontri, per i raduni, ma soprattutto questo cappello è più nel cuore che sulla testa, se dobbiamo essere sinceri. La Dunata rappresenta una straordinaria vetrina turistica che coinvolge in primo luogo la città, sede della sfilata, ma anche l'intera provincia che in questi giorni ospiterà tra le 300 e le 400.000 persone. Bergamo è una delle capitali degli alpini, no? È terra bergamasca, è terra di alpini. Poi c'è questa mentalità che non appartiene solo agli alpini, ma proprio penso alla gente bergamasca, ecco. E noi abbiamo qualcosa da imparare da questa città che è stata e continua ad essere uno dei punti di riferimento molto importanti per la nostra associazione, perché è sempre stata all'avanguardia nelle iniziative, nella determinazione, nel numero dei propri iscritti. Questo è molto importante. Quindi è una donata che, se il tempo continua almeno a mantenersi tale, sarà anche la donata dei record di numero, ma anche di qualità.